Amici del Tempio, un saluto, benvenuti nel mio canale. Oggi vi voglio illustrare un argomento molto familiare a tutti voi, l'allenamento al kumite, oppure veramente il kumite vero e proprio. Ci si può allenare in tantissimi modi al kumite, tutti noi conosciamo i mille modi per potersi allenare. Aprendo il video su YouTube c'è qualsiasi tipo di allenamento, ci possiamo allenare in qualsiasi modo. Addirittura ultimamente ho visto dei video fantastici in piscina, in acqua, sott'acqua, a fare delle tecniche di kumite per perfezionare il modo di combattere. Ma oggi in questo video simpatico, interessante, vi voglio illustrare un metodo di combattimento fuori dal normale. Voi direte, vabbè dai, ora lo so già. Forse qualcuno lo sa, ma penso che la maggior parte di voi non ne è a conoscenza. Un metodo allucinante per fare il kumite. Seguitemi. Come vi dicevo, vi spippolando un po' su internet, stavo cercando delle cose, mi appare un video allucinante, un video coreano veramente che mi ha spiazzato completamente. Lo sparring virtuale. C'è una ditta specializzata, una certa Refract Technology, che ha messo in campo in Corea per il Taekwondo coreano un metodo di combattimento fuori dal normale, veramente allucinante. I due contendenti si trovano in una stanza, si mettono dei sensori alle gambe e alle braccia e separatamente, completamente separatamente, iniziano a fare il kumite. Iniziano a fare un kumite vero, con i punti, regolamento, eccetera, eccetera. Gli spettatori addirittura li vedono al di fuori, i due contendenti, come se fosse veramente un videogame, un vero e proprio videogame, combattimenti veramente entusiasmanti, perché poi alla fine c'è il punteggio, c'è l'arbitro, ci sono le regole, ci sono i colpi, tutto quello che c'è all'interno di un vero kumite, ma i due non si incontrano, allucinante, non si incontrano e può essere un futuro kumite. Allora facciamo un passo indietro. L'amministratore della Refract Technologic presenta in approvazione col presidente internazionale coreano della Taekwondo questo progetto. I coreani sono avanti per questo tipo di mentalità. Fanno questo sistema di combattimento molto innovativo, lo presentano al presidente del CIO, delle Olimpiadi, e viene approvato. Cioè, secondo loro può essere un futuro metodo di combattimento per il Taekwondo. Per il Taekwondo e per un futuro anche per tutte le arti marziali. As a medal event at the 2028 Olympic Games in Los Angeles. C'è qualcos'altro da dire, c'è qualcos'altro da pensare. Seguitemi. Questo progetto dovrebbe partire addirittura da questo agosto 2021 col discorso del 5G. È un sistema di tracciamento del movimento Axis molto sofisticato, non sono dei semplici sensori messi nel corpo, ma è un sistema di tracciamento tecnologico molto molto sensibile, un vero e proprio kumite. Pensate che in questo modo si eliminano tanti problemi legati alle trasferte, ai pesi, ai certificati medici, ai viaggi, tutto quello che comporta uno spostamento. Uno esce di in palestra, va dove deve andare vicino, oppure addirittura lo può fare in palestra se ha l'attrezzatura. Come dire, ma sai com'è, oggi alle 5 mi incontro con un amico canadese dall'altra parte dell'oceano e facciamo un kumite. Magari tornei internazionali, giustamente mondiali, si possono organizzare a distanza. Qualsiasi tipo di distanza ormai non è più una distanza. Si può fare il kumite proprio quando vogliamo, dove vogliamo, senza nessun problema. Tutto questo nasce dal problema del Covid, che anch'io non avrei mai pensato di fare lezioni di karate online via Skype, però ho fatto lezioni anch'io via Skype. Tra l'altro vi devo dire la verità, certo non è il massimo come essere in palestra, però tanti allievi che non ci si poteva incontrare siamo riusciti a stare in contatto e qualcosa siamo riusciti a fare nel lungo periodo del lockdown. Quindi da qua è nato tutto un discorso di idea di poter fare un kumite o raffrontarsi con un altro competitor
in qualsiasi parte del mondo quando vogliamo, eliminando tutti i problemi logistici, trasporto, viaggio, stanchezza del viaggio, fuso orario, qualsiasi cosa che si può di negativo trovare durante una competizione internazionale da mare dall'altra parte del mondo. Chiaro che dal contrario manca tutto quello che è, secondo me, forse il bello del viaggio, dell'amicizia, dopo una competizione trovarsi con gli amici o con chi eri a combattere, andarsi a bere una birra, a mangiare una pizza, il bello della trasferta, il bello di essere lì, il bello di sudare, il bello anche di avere la paura che se sbagli la tecnica il pugno ti arriva e magari ti può fare anche male. Quindi due aspetti veramente lontani e vicini da tenere sotto controllo. Vi dico anche perché. Ho voluto intitolare questo video "Il comitè è morto", perché non so se è il titolo giusto, fatemelo sapere nei vostri commenti, perché effettivamente manca un po' l'adrenalina vera e propria del comitè, come in certi comitè dei video che ho fatto storici, vi lascio il link in descrizione dei comitè che poi sono passati alla storia, ma qui erano lì, quindi c'è veramente il pericolo, la paura, l'adrenalina, l'ansia, tutto quello che c'è durante la fase di un vero comitè, come tutti voi karateka eccetera, marzialisti, conoscete. Però c'è da fare un pensiero, tutti mi direte no ma non è vero comitè, ma sì, ma boh, giustamente, anzi vi lascio ai commenti, fatemi sapere il più possibile cosa ne pensate, sono proprio curioso. Però vi voglio lasciare una riflessione. 100 anni fa, quando uscì la bicicletta, tra l'altro per la parentesi io sono grande patito di biciclette, quando uscì la bicicletta era una cosa così, con due ruote di legno, senza pedali, e nell'era dei cavalli dicevo ma cos'è sta roba qua, non funzionerà mai, come se pensate all'uscita delle automobili o i primi mezzi a vapore, tutti non avrebbero scommesso un centesimo. Dopo 100 anni, più o meno 100 anni, guardate cosa è successo: le biciclette ormai sono elettriche addirittura e camminano più di un motorino, le macchine non ne parliamo, abbiamo fatto il ciclo e siamo arrivati alla macchina elettrica. Quindi chi lo sa che magari ora prendiamo in giro, ma sì, ma no, pazzia, il comitè a distanza, virtuale, pazzia, follia, eccetera, eccetera, e magari a distanza di anni potrebbe essere una valida opportunità per tutti per poter fare questa cosa di comitè. Ora iniziano i coreani col Taekwondo. Ci sta che poi magari si avvicini al karate, chi lo sa, e poi magari anche ad altre discipline marziali. Questo è il pensiero che vi voglio lasciare oggi, ragazzi. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, lasciate un like se vi è piaciuto questo video. Secondo me è un video molto interessante, più che altro per il contenuto, perché potrebbe essere l'inizio vero e proprio di una nuova frontiera per fare karate. Magari oggi presa un po' sotto gamba, un po' così con le molle, invece un domani potrebbe essere veramente il futuro delle arti marziali. Ricordatevi che nessuno avrebbe mai pensato di fare lezione Skype prima del Covid. Ricordate se 2-3 anni fa vi sarebbe mai venuto in mente di fare karate davanti a uno schermo, io per primo non ci avrei mai pensato, eppure oggigiorno ci siamo ritrovati a farlo, quindi non bisogna meravigliarci. Lasciate i commenti, lasciate un like, mi raccomando commenti sempre positivi e costruttivi, e fatemi sapere, mi raccomando, cosa ne pensate, perché sono veramente curiosissimo, ok? Allora, ciao dal Tempio Massimo, ci vediamo per il prossimo video.